Molti di noi, soprattutto nel mondo della pesca, hanno ricordato perché il Mediterraneo era stato un mare da sempre dimenticato da politiche prevalentemente atlanticocentriche, dell'Unione Europea. La spinta verso il mare Mediterraneo era molto forte, la possibilità di avere una direttiva che potesse in un qualche modo governare il sistema mare, poter intervenire sui mille problemi, sulle grandi disfunzioni di questo mare è stata accolta con reale entusiasmo e anche con una grande preoccupazione, quella che a differenza dei mari del nord i paesi europei sul Mediterraneo sono un terzo dei paesi che si affacciano sul bacino. Per cui queste politiche devono essere nella realtà condivise a tutto il livello di bacino e pensiamo che ECAP, che è la proiezione mediterranea della Mari Strategy, che si basa sul volontariato dell'adozione anziché sull'accettazione di posizione delle regole, sia uno strumento ancora fragile per questo. L'unica nostra preoccupazione, ma anche un desiderio, che la Mari Strategy riesca a mantenere in Mediterraneo, per i paesi mediterranei, quella incisività che ha avuto all'inizio, che gli dà la dignità di pilastro delle politiche europee e non venga invece depotenziata da quelle che sono state da sempre le cause della fragilità delle politiche del mare. I lavori delle piattaforme hanno definito quelli che sono i piani di monitoraggio che verranno qui presentati proprio per avere le vostre osservazioni. Il ruolo di coordinatore mi impone due rigori, un rigore nei confronti degli interventi di una verità reale che io fermerei a 5-6 minuti per dare l'opportunità di stare nel tempo e di ascoltare soprattutto gli interventi del pubblico, degli stakeholder presenti, che sono il vero motivo della consultazione, peraltro immagino che quasi tutti abbiano già letto i monitoraggi dei siti relativi, e rigore soprattutto verso me stesso a trattenere alcune osservazioni che volentieri farei. Inizia con la piattaforma 1, il programma 1 sul fitozooplancton, le caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua e dei rifiuti spacciati. Francesca Petulla dell'Arpacal, il coordinatore della piattaforma era Tilio Rinaldi dell'Arpa Emilia. Colgo l'invito, sicuramente sarò breve, cercherò di focalizzare l'attenzione su quello che è appunto il progetto che riguarda il programma. Anche perché ho visto che i miei predecessori sono stati molto esaustivi anche nel descrivere quella che è l'articolazione del progetto di monitoraggio. Sicuramente è un'architettura molto elaborata che diciamo, è costituita da sette programmi. E il primo programma riguarda appunto i moduli fitozooplancton, caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua e rifiuti spiaggiati. Quindi per prima cosa io ho visto che anche la dottoressa Di Girolamo è stata molto precisa nel diciamo, descrivere le piattaforme. La piattaforma Fito e Zooplancton è una piattaforma operativa che interagisce con vari descrittori appunto, che diciamo, sono inseriti nella normativa. Questi descrittori principalmente sono i descrittori di 1 e di 5, cioè il descrittore di 1 è il descrittore della biodiversità, il descrittore di 5 è sicuramente il descrittore che riguarda appunto l'eutrofizzazione. Questi descrittori si interagiscono, quindi il piano è stato presentato, è stato discusso nei tavoli tecnici considerando proprio queste interazioni. Interazioni che riguardano anche la catena trofica, cioè i livelli trofici, interazioni che riguardano anche i rifiuti spiaggiati e non per ultimo appunto un elemento
argomento di grande importanza. Dunque, per quanto riguarda quindi le matrici principalmente indagate dalla piattaforma operativa, riguarderanno la matrice acqua e la matrice plancton. Per quanto riguarda la matrice acqua, si faranno delle indagini, quindi diciamo il monitoraggio riguarderà variabili chimico-fisiche e nutrienti sia in ambito costiero che in ambito offshore. E anche per quanto riguarda diciamo la matrice fitoplancton e zooplancton, con particolare riguardo anche diciamo al mesozooplancton gelatinoso, anche in questo caso le analisi riguarderanno sia l'ambito costiero, come già accennato, sia l'ambiente offshore. Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle specie fitoplanctoniche non indigene. Per quanto riguarda il mesozooplancton, appunto, come accennato, esiste una criticità, cioè al momento i tavoli tecnici analizzano il mesozooplancton, mentre la comunità scientifica, per quanto riguarda appunto questa piattaforma operativa, sarà attenta anche ad altre dimensioni che riguardano lo zooplancton, cioè sia il pico che il nanozooplancton. Ecco che in questo caso l'aiuto sarà sicuramente diciamo esternato, perché le università saranno di grande aiuto, quindi i protocolli d'intesa già firmati. Anche questo in ambiente costiero e in ambiente offshore. L'analisi dei rifiuti spiaggiati invece riguarderà appunto delle aree, sarà collegata alla valutazione del gas. Le indagini prevedono l'individuazione di due aree con spiagge sabbiose o ghiaiose ed esposte al mare aperto, e ogni 150 km di costa saranno appunto diciamo piazzate queste stazioni, e in ciascun'area sarà individuata una unità di lunghezza di 100 metri e una unità di lunghezza di 1 km. La frequenza dell'attività sarà semestrale. Vado avanti così in un modo anche agli altri di esporre la discussione. Allora, sono andata troppo avanti. Dunque, per quanto riguarda la scelta, diciamo, della frequenza, no, mi sono sbagliata, scusate un attimino, dunque da questa, vado avanti così, chiedo scusa per l'attesa. Dunque, per quanto riguarda i dettagli del piano operativo, sono state suddivise le aree in base all'atrofia, e quindi diciamo la frequenza è stata effettuata a seconda se le aree si trovavano in stati oligotrofici oppure mesotrofici o eutrofici. Quindi la frequenza del piano operativo che riguarda fitozoo sarà bimestrale per quanto riguarda i transetti diciamo che saranno distanti dalla riva di 1,5 miglia nautiche e quelle 12 miglia nautiche per quanto riguarda lo stato oligotrofico, mentre per quanto riguarda gli altri stati la frequenza sarà diciamo mensile. La figura mostra un esempio di stazione che ovviamente riguarderà sia le analisi del fitozooplancton sia le analisi diciamo delle variabili chimiche e dei nutrienti, quindi in linea di massima saranno posizionate quattro transetti a diversa distanza dalla riva. La tabella che segue indica diciamo uno schema dell'attività di monitoraggio, e quindi prevalentemente le innovazioni rispetto alle precedenti normative saranno quelle
del campionamento del fitoplancton a varie profondità. Dunque sicuramente sarà incisiva la frequenza dei campionamenti e della profondità nella stazione più vicina alla costa, quindi in linea di massima anche quello che è stato il nostro contributo è stato quello di effettuare dei campionamenti nella superficie, nella colonna nell'intermedio e poi sul fondo, mentre per quanto riguarda le stazioni da 1,5 miglia nautiche e 6 miglia nautiche sarà anche necessario due quote. Questo perché è importante, appunto, visto che si farà una stima dell'abbondanza e della diversità della specie, è importante avere un quadro completo. Per quanto mi riguarda invece lo zooplancton, le retinate saranno retinate verticali nella stazione più vicina alla costa, mentre retinate sicuramente oblique in quella, sicuramente delle criticità, quindi salto questa parte perché è stata trattata dal dottore Sirchia, quindi avevo anch'io analizzato un po' quello che era stata l'esperienza della Calabria, e passo subito alle ultime due slide. Dunque, per quanto riguarda il piano operativo fito e zooplancton, esistono delle criticità dovute anche alle attività operative, soprattutto in ambito offshore, con particolare riferimento anche agli ecosistemi profondi. È necessario dotare anche le ARPA di strumentazione molto tecnica, abbastanza sofisticata, proprio per affrontare queste problematiche. La mancanza di matrici biologiche importanti sicuramente ci saranno. Non ci sono indicazioni inerenti alla condizione dell'habitat, soprattutto in questo caso in ambito offshore, poiché queste specie vivono ad alte profondità. Inoltre, sempre per quanto riguarda i corali bianchi, importante l'aspetto legato all'impatto delle reti fantasma, ovvero delle reti abbandonate su queste comunità. Per questo motivo, per colmare questi gap, magari mi fermo un po' di più su questa slide perché le altre saranno uguali nella loro composizione, le attività previste dovranno quindi colmare questi gap informativi, quindi l'acquisizione di dati morfobatimetrici, dei transetti ROV per la raccolta dei dati georeferenziati e il monitoraggio che sarà differenziato a seconda delle specie. Ad esempio, in questo caso parliamo dell'habitat coralligeno, anche in questo caso organismi bentonici, e in questo, gli gap informativi riguardano condizioni di estensione dell'habitat, anche in questo caso anche costiero, e le attività previste prevedono anche in questo caso la conduzione di survey e di transetti ROV per la raccolta dei dati georeferenziali. Come nel caso precedente, il descrittore 1, biodiversità e habitat, in questo caso incrocia la propria attività con quello dell'integrità del fondo marino, poiché gli impatti che agiscono su queste comunità sono quelli legati prevalentemente ad attività di pesca. Non poteva mancare naturalmente il monitoraggio delle praterie di posidonia oceanica, se vogliamo sull'importanza che costituisce la posidonia oceanica, ma ci concentriamo sul fatto che anche in questo caso i gap informativi riguardano l'estensione e distribuzione dell'habitat, naturalmente in ambito costiero. Le attività previste per colmare questi gap sono sostanzialmente simili a quelle precedenti. I fondi MR sono delle formazioni di alghe calcaree, alle quali è associata una importante biodiversità anche di vertebrati, anche in questo caso estensione e distribuzione dell'habitat in ambito costiero e profondo, e anche in questo caso per colmare questi gap informativi sono previste delle attività che utilizzano metodi ecografici e transetti ROV. Chiudiamo per quanto riguarda il Bentos con il monitoraggio dell'estensione delle fucinosi di fondo mobile sottoposte a danno critico, ovvero fucinosi dove praticamente è centrata l'attività di pesca. I gap informativi sono legati alla valutazione dell'impatto della pesca, ad esempio, e quindi per formare queste lacune sono previsti i campionamenti con dei volumi standard per studiare il popolamento bentonico di questi fondi mobili. All'interno del programma 2 sono presenti anche le attività di monitoraggio di alcune specie bentoniche protette, in questo caso la Patella ferruginea e la Pinna nobilis, che sono, come detto prima, specie protette. I gap informativi riguardano la mancanza di valori soglie per definire qual è il buono stato ambientale,
e quindi si prevede di condurre dei survey sia per definire quali sono i tratti di costa da indagare, sia per il conteggio e la misurazione degli esemplari di padella e l'aggiunta di tag per gli esemplari di Pinna Nobilis. Sempre nel descrittore, nel programma 2 sono presenti le specie non indigene che sono state trattate in due aspetti. Nel primo caso si procede ad una identificazione e mappatura delle aree ad alto rischio, quindi parliamo di dove queste specie sono, e quello che si prevede sostanzialmente è quello di informarsi, di aggiornare i registri che portano all'identificazione di queste specie non indigene, tracciando laddove avvengono le traslocazioni di specie negli impianti di acquacultura e conducendo dei survey nei porti e nelle aree ad alta intensità di allevamento, dove è più facile incontrare queste specie. D'altro canto è importante anche monitorare invece l'abbondanza e la distribuzione di queste specie, mettendo a punto delle indagini di allerta locali che consentono di mettere in rete le informazioni che si desumono per avere una conoscenza in tempo reale della loro esatta locazione di queste osservazioni. Vado veloce. Per quanto riguarda la fauna ittica, il monitoraggio prevede lo studio di alcune specie indicatrici all'interno delle aree marine protette che consentono di definire quella che è la copertura spaziale e temporale, soprattutto in ambito costiero. Per condurre queste attività è stato previsto di effettuare delle osservazioni in situ tramite osservamenti, censimenti visivi in immersione all'interno delle aree marine protette. Nel caso del Mediterraneo centrale, questo verrà fatto nelle isole, nell'area marina protetta delle isole Ciclopi e di Torre Guaceto. Oltre al fatto che poi verranno condotte delle attività che hanno lo scopo di sensibilizzare pescatori, professionisti e sportivi verso una corretta gestione di queste risorse all'interno delle aree marine protette. La penultima slide riguarda mammiferi e rettili marini. Sono state prese in considerazione tre specie di mammiferi marini e una di rettili, la caretta caretta, e gli app informativi riguardano soprattutto, nonostante queste specie sono molto studiate, lo schema di distribuzione d'abbondanza, e quindi le attività previste vanno dalle osservazioni aeree con transetti aerei appunto per censire queste specie alla valutazione del bycatch, ovvero delle catture accessorie delle attività di pesca. Vorrei sottolineare che questa attività per avere successo chiaramente richiede una sinergia con gli altri paesi, perché stiamo parlando di specie che comunque compiono delle migrazioni. Chiudo con l'avifauna marina. Sono state prese in considerazione 10 specie, 8 nidificanti. Anche in questo caso i gap informativi riguardano abbondanza, distribuzione e trend di specie target, e le attività previste prevedono appunto dei survey nelle mani delle zone riproduttive. Un aspetto interessante riguarda il Mediterraneo centrale e Ionio, riguarda appunto la Berta Maggiore all'interno dell'area protetta delle isole Pelagie, in modo particolare di Lampedusa, e anche di nidificazione. Io direi di concludere con la bifauna e quindi lasciare la parola ai prossimi interventi. Grazie. Per aver saputo contenere tanto materiale in così breve tempo. Su questo programma di monitoraggio chi interverrà successivamente? Nuccio Calvo. Prego, un nome. Alma Marco. Non l'ho sentito. Marco Palma. Benissimo, andiamo al terzo programma di monitoraggio, che è un programma che ha forti interazioni con la Sicilia, perché il programma in pesca, vedo molti attori della pesca siciliana presente. Il descrittore relativo è un descrittore che ho curato personalmente nella prima fase, di cui target e GES sono stati definiti, valutati dall'Unione Europea, ma ancora in qualche forma devono essere rivisitati, anche in funzione della complessità dell'interazione tra il descrittore e le attività di pesca svolte. Il programma di monitoraggio della piattaforma è stata coordinata dalla dottoressa Spedicato, presidente di una cooperativa di ricerca,
che ha delegato il dottore Cristina di CNR a riportarci quello che è il piano Sinoggio. Risposta meno rapida nel recupero nell'eventuale
quale bando dalle attività alla pesca, per cui è stato usato il lungo degli Atlantici come proxy della pressione di pesca esercitata sulle comunità. Sottoprogetti sono quelli relativi agli impatti economici e sociali della pesca, in cui vengono monitorati i parametri e i criteri, secondo i criteri dell'economia della pesca, per cui cattura per unità di sforzo, caratteristica del vascello, divisa per segmenti di pesca. Inoltre c'è questo aspetto abbastanza delicato, appunto borderline con le attività di habitat della piattaforma habitat, relativo al monitoraggio dell'impatto della pesca su habitat di fondo, non soltanto sugli habitat di origine biogenica come il merlo, il coralligeno, la posizione oceanica, ma anche su habitat sabbiosi considerati non sensibili. In questo caso l'impatto del monitoraggio dell'impatto delle attività di pesca verrà fondamentalmente basato sulla registrazione dei dati provenienti dal WMS, cioè il Vessel Monitoring System, che consentono di mappare e di georreferenziare le attività di pesca tramite monitoraggio remoto. Altro sottoprogramma è lo sviluppo di test e indicatori per lo sviluppo di indicatori ecosistemici. In questo caso fondamentalmente l'attività di monitoraggio si basano sul campionamento dei grossi pesci che sono all'apice della catena alimentare e monitoraggio dei derivati del carbonio, gli isotopi del carbonio, per valutare il livello nella rete trofica. Altro sottoprogramma è quello relativo ai rifiuti, condotto sempre nell'ambito dei SARMI della raccolta d'acqua, nella fattispecie del progetto MEDIZ, nel quale verranno campionati e censiti i rifiuti catturati dalla rete a strascico di fondo e anche nella rete trofica, nella definizione di tutti funzionali, che è un sottoprogetto di chiara matrice di un approccio ecosistemico, verranno individuati gruppi funzionali e caratterizzati fondamentalmente tramite l'uso di isotopi del carbonio. Benissimo. Allora, per primo mi iscrivo io dopo nel dibattito. Chi vuole intervenire dopo? Chi? Nessuno? Andiamo avanti alla piattaforma 4, contaminanti ambientali e input di nutrienti, il professore Antonio Mazzola dell'Università di Palermo. Bene, mentre proviamo a sostituire la pendrive, io vorrei da subito ringraziare la piattaforma 4, tutti i componenti della piattaforma 4 che hanno collaborato allo sviluppo di questo programma di monitoraggio. Devo dire che sono stato particolarmente fortunato perché ho trovato persone delle varie istituzioni che rappresentavano le varie istituzioni che hanno collaborato con tantissimo spirito di integrazione. E questo evidentemente è stato il motivo per cui ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso bisognerà vedere come questo si potrà tradurre in un fatto concreto. La piattaforma 4, come vedremo tra poco, spero, si sviluppa su due programmi e poi a sua volta articolati su vari sottoprogrammi. Che mi dici?
sembra come quelli che sono in televisione che aspettano che c'è qualcosa che non funziona, quindi devono prendere lo spazio e il tempo per... Questo programma, diciamo questa piattaforma, nell'ambito del programma, ovviamente così come in tante altre piattaforme, come è stato già evidenziato, ha preso lo spunto su quanto già esistente, quindi proverà ad agganciarsi dal monitoraggio a tutte le attività che già si svolgono di routine, quindi non si cercherà ovviamente di non duplicare le attività che si intendono, che vengono normalmente fatte, ma ad integrarle, semmai la dottoressa Di Girolamo ha già messo in evidenza quali potevano essere, quali sono le eventuali carenze, i gap che esistono già nelle attività che si svolge e quindi come queste attività possono essere integrate in una condizione di sviluppo della Maristrada. Puoi stare, qua perché c'è Ubi Maio. Allora, la piattaforma 4 ha questa specificità di occuparsi di carichi di nutrienti con contaminanti ambientali. Il primo programma si divide in tre sottoprogrammi: il carico di nutrienti provenienti da fonti fluviali, che ha come obiettivo quello di integrarsi con altri piani di monitoraggio esistenti, quindi di aggiornare le misure monitoraggio e di concentrazione dei nutrienti. Verranno ovviamente scelte delle apposite aree per il monitoraggio, sia nelle foci dei fiumi che anche in altre aree cosiddette di transizione. Invece, per quanto riguarda l'altro sottoprogramma, quello dei nutrienti da fonti urbane, le zone di monitoraggio verranno individuate in zone costiere in prossimità di impianti che depurano le acque provenienti ovviamente da scarichi antropici. I descrittori fondamentali sono legati ai valori di azoto e fosforo che verranno monitorati. Ovviamente anche in questo caso aggiunta e non in sostituzione di altri programmi già fatti o già in atto. Particolare interesse legato al monitoraggio di un carico di nutrienti d'acquacoltura, dove di fatto non esistono poche azioni di monitoraggio routinarie. Sono dei monitoraggi sito-specifici, quindi non possono essere generalizzati ma vanno valutati di volta in volta. Particolare attenzione verrà dato sia alla colonna d'acqua ma prevalentemente ai sedimenti, per note capacità dei sedimenti di mantenere delle informazioni anche nel tempo. I parametri sono prevalentemente l'azoto e il fosforo, ma anche il carbonio, soprattutto per quanto riguarda i sedimenti. Per quanto invece riguarda l'altro programma, quello dei contaminanti ambientali, che si suddivide in quattro sottoprogrammi, la concentrazione dei contaminanti, gli effetti di questi contaminanti, la provenienza di questi contaminanti, quindi gli input, e poi un programma a parte, quello dei radionuclidi, che ha una sua valenza di cui magari accenderemo qualcosa. Per quanto riguarda la concentrazione dei contaminanti, qui questo sottoprogramma tende ad integrarsi fortemente con altre piattaforme, per esempio la piattaforma 2 e la piattaforma 3, perché è da lì che recupera parecchie informazioni e si cercherà di avere una stretta interazione appunto con queste piattaforme. Andranno a essere colmati dei gap importanti che esistono sulla copertura geografica e sulla distribuzione eterogenea per quanto riguarda gli assessment areas, e soprattutto per quanto riguarda per esempio la piattaforma 5, che vedremo tra poco,
ci sarà una stretta condivisione perché è borderline l'attività della piattaforma 4 per quanto riguarda i contaminanti, e come questi contaminanti si trasferiscono poi attraverso le catene trofiche in organismi che possono essere poi anche dannosi per la salute umana, diciamo particolarmente a rischio per la salute umana. Sorvolo sulle zone di monitoraggio, ma qualcosa rapidamente va detto per quanto riguarda le componenti che verranno indagate, quindi sia la componente acqua, soprattutto i sedimenti, come abbiamo visto, per delle ipotesi di ricerca che prevede degli studi proprio finalizzati alla caratterizzazione di valori geochimici anche dei sedimenti, e poi il biota. Sotto questo particolare aspetto si è lavorato in collaborazione con la piattaforma della pesca proprio per individuare nella pesca alcuni organismi che possono essere utilizzati anche per il monitoraggio del biota, sia per quanto riguarda i molluschi, ma per quanto riguarda anche alcune specie ittiche come il mollusco submolenus e il mollusco barbatus, oltre che il merluccius. L'altro sottoprogramma è quello degli effetti dei contaminanti e quindi come questi contaminanti si trasferiscono negli organismi in particolare, e qui si tende a colmare alcuni gap che riguardano per esempio alcuni effetti dei confronti della maggior parte degli habitat dominanti. I parametri sono gli stessi di quelli previsti precedentemente, con l'aggiunta di alcuni biomarker che sono in funzione dei livelli di contaminazione, e quindi i target operativi che si intende raggiungere sono quelli della variazione del biaccumulo, applicando tutta una serie di criteri di interazione e anche di particolari elaborazioni. Per quanto riguarda l'input dei contaminanti, anche qui si andranno a implementare dei programmi che già esistono nel settore, quindi le zone a cui andranno a essere destinati questi monitoraggi sono quelli dell'ambiente marino costiero, ma anche di ambienti offshore, per quanto riguarda alcune aree particolari o particolarmente critiche sotto il profilo della concentrazione appunto di questi contaminanti. Un discorso a parte va fatto su questo sottoprogramma, un sottoprogramma che segue prevalentemente l'ENEA assieme all'ISPRA e anche alle ARPA locali, ma alcune ARPA nazionali. Intende a misurare i livelli di background di radionuclidi naturali e anche in città, da interventi antropici, quindi che arrivano da attività umane. Le aree sono prevalentemente delle aree offshore e anche delle aree costiere sottoposte a particolari input di questi contaminanti, aree già note e prese in considerazione già da altre attività di monitoraggio. Spero di essere rimasto nei tempi, se il mio coordinatore non mi bacchetta. Il dottore, la sua esperienza mi ha consentito di dire di più in meno tempo. La dottoressa Di Girolamo ci chiede di nel programma 5 contaminanti nei prodotti destinati al consumo umano di fare presentare la piattaforma al dottor Vincenzo Rulo di ARPA Sicilia, quindi padrone di casa. Ringrazio un attimo che recupero. Ne approfittiamo perché io non ho chiesto chi voleva intervenire nella piattaforma precedente, nel programma 4, contaminanti ambientali e input nutrienti. Qualcuno? Nessuno. E allora,
cercherò di essere breve. Io sono Vincenzo Ruvolo, sono di Alta Sicilia. Ho fatto parte del gruppo di lavoro denominato 5, che sostanzialmente si è occupato dei contaminanti nei prodotti destinati al consumo umano. Sostanzialmente questo gruppo ha affrontato tutte le problematiche relative al descrittore 9 e, diciamo, includendo anche al proprio interno anche i descrittori T1, T3 e T8, come accennava precedentemente il professore. Diciamo, il primo problema, ecco, il gruppo è stato, era costituito, l'aveva già fatto vedere prima la dottoressa Di Girolamo, comunque lo riprendiamo, i componenti del gruppo erano individuati, sono qui mostrati nella diapositiva, dal Ministero della Salute, da ARPA, da ISPRA, dal CONISM, dal CNR, dall'ENEA e dalla Capitaneria di Porto. Il responsabile, il dottore Stacchini, dell'Istituto Superiore di Sanità, che da tantissimi anni opera nel settore del controllo ufficiale dei prodotti alimentari di origine animale. Allora, infatti il primo problema che noi ci siamo posti all'interno del gruppo è stato che effettivamente, per quanto concerne i livelli di contaminazione dei prodotti destinati al consumo umano, nella fattispecie dei prodotti derivanti dal mare, insomma, da attività legate al mare, esiste un'enorme quantità di dati presenti in letteratura, perché esistono dei programmi di controllo che, diciamo, quasi giornalmente sottopongono il prodotto pescato a una serie di controlli, sia dal punto di vista chimico che dal punto di vista microbiologico. Però purtroppo questa enorme quantità di dati non è direttamente utilizzabile per le finalità della Marine Strategy. Perché non è direttamente utilizzabile? Perché non ci consente, per le tipologie di campionamento che vengono messe in atto per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di poter andare a tirare fuori tutte quelle informazioni che sono necessarie per la conoscenza dello stato complessivo ambientale del mare. Pertanto, se da un lato abbiamo attinto come gruppo alla grossa, diciamo, quantità di informazioni relative alla tipologia di metodologie da utilizzare dal punto di vista analitico, sia dal punto di vista delle, diciamo, delle tecniche utilizzate, perché esiste una rete di campionamento, una rete di analisi abbastanza ben strutturata che fa capo al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, che è la rete degli istituti zooprofilattici. Quindi, se da un lato siamo stati avvantaggiati dal punto di vista delle metodiche, dal punto di vista della conoscenza del problema, abbiamo dovuto fondamentalmente affrontare di come andare a correlare questa attività con la conoscenza sullo stato di qualità del mare. Evidentemente i dati non potevano essere così utilizzati, semplicemente perché la tipologia di campionamento che viene utilizzata in quella particolare specificità è legata, diciamo, al prodotto commercializzato. Il prodotto commercializzato che, se non per grandi linee, non ci dà informazioni specifiche relative alla, diciamo, alla zonizzazione, se così vogliamo dire, del pescato. Per cui sostanzialmente noi abbiamo analizzato in un primo momento, diciamo, una possibilità di georeferenziare il pescato, e quindi su questo pescato georeferenziato poi andare a condurre tutti quegli accertamenti che anche da un punto di vista chimico sono abbondantemente, diciamo, rilevanti, anche di un certo impegno anche da un punto di vista economico, visto che si tratta di attività estremamente, estremamente complesse. E allora, qual è stato quindi? Quindi dicevo prima, il primo obiettivo è stato quello di acquisire informazioni sul livello di contaminazione del pescato consumato e contestualizzarlo nell'ambito della valutazione della qualità dell'ambiente marino. In questo contesto, diciamo, come dicevo prima, abbiamo una serie di punti fermi dal punto di vista della normativa, che sono una serie di regolamenti CEE che definiscono nello specifico non solo le tipologie di inquinanti da andare a determinare, ma addirittura in moltissimi casi vengono anche determinati i livelli massimi di concentrazione ammessi per la tipologia di prodotto preso in considerazione, nonché anche tutti quei parametri che sono legati al 152/2006 del monitoraggio delle acque idonee ai molluschi. Le attività che noi abbiamo previsto nel piano di monitoraggio, che è, diciamo, sul
sito di ISPE, che io qui diciamo non sono entrato nel dettaglio, ma diciamo, è immediatamente consultabile. Sostanzialmente sarà articolato in un monitoraggio sia costiero che offshore, sia superficiale che profondo, e sostanzialmente la ricerca di contaminanti andrà fatta in esemplari chimici di taglia commerciale di diversi target destinati al consumo, sia, diciamo, sia per quanto riguarda la taglia, sia per quanto riguarda anche la differenziazione del pesce. Le specie che sono state individuate come, diciamo, indicative della tipologia di indagine sono indicate nella diapositiva, e sono, per quanto riguarda i pesci, sono il masello, la triglia, l'acciuga, la sardina; per quanto riguarda i crostacei, per quanto riguarda i molluschi, il mitiro e le alghe. La tipologia di parametri invece che abbiamo deciso di scegliere chiaramente sono correlate ai regolamenti già esistenti per quanto concerne il controllo dei contaminanti chimici, e vanno praticamente, sono qui nella diapositiva indicati, che noi abbiamo pensato di includere nel programma di monitoraggio, e sono il cadmio, il mercurio e il piombo per quanto riguarda i metalli pesanti, sono le diossine, inclusi i PCB e diossina simili, e poi dei parametri aggiuntivi per i quali non esistono dei limiti fissati da regolamenti, ma che sono interessanti dal punto di vista dello stato di qualità dell'ambiente marino preso in considerazione, che sono l'arsenico, i PCB non diossina simili, gli ftalati, i pesticidi organofluorurati, i ritardanti di fiamma fluorurati e i composti fluori polifluorurati. Come sottoprogramma opzionale a questo di natura chimica abbiamo anche pensato e proposto anche un sottoprogramma di tipo microbiologico, cioè di valutazione dei contaminanti microbiologici. Questo sempre con la stessa, diciamo, finalità di acquisire dati sulla contaminazione microbiologica nelle aree di produzione dei molluschi bivalvi e del prodotto destinato al consumo al fine dell'utilizzo nel processo di valutazione del buono stato ambientale. E anche, diciamo, nella possibilità di riuscire a validare un indicatore idoneo per i contaminanti microbiologici. Anche in questo caso, diciamo, ci siamo rifatti a una serie di regolamenti esistenti per quanto riguarda la qualità dei prodotti alimentari, e al 152, che definisce una serie di parametri specifici per i corpi di cidone e la qualità dei molluschi. Le attività, anche in questo caso il monitoraggio è di tipo costiero e tipo offshore per la ricerca dei contaminanti microbiologici, diversi target di molluschi bivalvi destinati al consumo. Infine, le specie che sono state prese in considerazione saranno molluschi bivalvi, mitri e vongole. I parametri microbiologici che si pensa di mettere in atto nel sottoprogramma opzionale saranno i coliformi fecali, Escherichia coli, salmonella, e parametri aggiuntivi come virus epatici, enterici, indicatori di impatto antropico e Vibrio paraemolitus. Diciamo, sostanzialmente questa attività ci potrebbe consentire, messa in relazione, come diceva prima il professore che mi ha preceduto, mettere in relazione anche alla modalità di trasferimento di inquinanti presenti in sedimenti o lungo la catena nei prodotti di utilizzo alimentare. Grazie. Grazie. Diamo il benvenuto all'assessore all'ambiente e al territorio, Maria Rita Sgarrata. Assessore, se vuole essere con noi. E allora vuole intervenire adesso, un breve intervento, un saluto. Sono velocissima, poi così poi continuate il nostro dialogo. Prego. Veloce, ero in giunta, visto che il presidente ritardava di una mezz'oretta, e quindi sono venuta a trovarvi soltanto per, così come attestato di condivisione di quello che è il lavoro che state facendo, di quello che è un lavoro che, fra l'altro, non solo fa parte appunto di un protocollo d'intesa, non solo è siglato alla fine del 2012,
che si inserisce e che in qualche modo prelude a quella che sarà tutta la programmazione prossima europea 2014-2020, che è tutta fondata sulla tutela della biodiversità, e molti punti del vostro monitoraggio, insomma del vostro lavoro riguardano sostanzialmente questo. Poi c'è una particolare, questo lo vedevo ascoltandovi, vedo che molte delle aree previste per il monitoraggio sono aree a me molto vicine, sono aree della costa della Sicilia sudorientale, e su queste appunto vedo che ci sono state una particolare concentrazione, insomma, del vostro lavoro. Quindi, che dirvi? Buon proseguimento, vedo che dovrete completare tutto questo entro il 15 luglio di quest'anno, del 2014, e quindi, che dirvi, insomma, buon lavoro, sono con voi, ecco, per qualunque necessità, la presenza, la mia presenza assicurata, il mio star vicino è quasi scontato. Vabbè, buon lavoro. Grazie Assessore, io sento il dovere di dire come l'assessorato all'ambiente della Regione Siciliana sia stato nell'ultimo anno molto attento alle tematiche ambientali, alle tematiche del mare. È partito un mese fa la fase finale dell'osservatorio regionale della biodiversità con CNR, ISPRA, ARPA e ARTA, su un'azione forte dell'assessorato che è un punto molto molto importante, che ci pone come una delle poche regioni che ha iniziato questo percorso, e anche un'azione che stiamo portando avanti con CNR e ARPA nei confronti del Roosevelt, che è una sede prestigiosa dove vorremmo fare confluire con ARPA tutti gli enti di ricerca sul mare per realizzare un polo, è un'azione che non ha in Italia. È andato qualche settimana fa una richiesta di questo silenzio, che non ha precedenti, che pone la Sicilia al suo ruolo di baricentro delle problematiche, delle politiche mediterranee sul mare. Detto questo, relativamente ai contaminanti nei prodotti del consumo umano, illustrato prima dal dottor Rubro, c'è qualcuno che vuole intervenire dopo in fase di discussione? Perfetto, passiamo al programma 6, che è le condizioni idrografiche, dove la dottoressa Di Girolamo ha chiesto alla dottoressa Marta Zetten di ISPRA di illustrare il piano. Dell'Enea, che ha capitanato il programma, appunto il programma 6, che riguarda appunto le condizioni idrografiche. Quali sono stati gli obiettivi principali di tale programma? Essenzialmente riguarda. Vediamo se si attacca automaticamente. Ok, partito? E appunto gli obiettivi principali sono stati quelli appunto di fornire delle informazioni di base per quanto riguarda i parametri oceanografici. Questo perché il descrittore secco, quindi la variazione delle condizioni idrografiche dovute alle attività antropiche, quali opere di difesa costiera, aeroporti, dighe, sbarramenti di fiumi, impianti industriali, dragaggi, parchi eolici, aeroporti offshore e così via, richiedono praticamente
un'analisi di quello che sono le condizioni idrografiche che alterino le condizioni, essenzialmente i regimi di salinità e il regime termico, tale quindi da avere delle ripercussioni sugli ecosistemi marini. Come secondo obiettivo, quindi importantissimo, che noi dovremmo portare avanti, è quello appunto di censire tutte le nuove infrastrutture di attività antropiche che possono modificare in modo permanente le condizioni idrografiche che vi ho appena citato, e quindi sì, quindi considerare praticamente tutte le costruzioni che possono modificare l'apporto di acqua di fiumi e scarichi di impianti industriali e quindi andare ad alterare appunto il regime termalino. In questi siti potenzialmente soggetti a tali interventi strutturali si prevede quindi la predisposizione di indagini mirati, questo attraverso anche l'utilizzo di modellistica dedicata proprio per andare a valutare il possibile impatto. Impatto quindi della variazione della pressione dovuta sia al moto ondoso sul fondo e dei cambiamenti del tasso di sedimentazione, di salinità e di temperatura. Quali sono le aree di valutazione? Noi abbiamo diciamo, considerato le aree di valutazione delle sottoregioni che sono state prima elencate, in più abbiamo pensato di considerare separatamente il Mar Tirreno in quanto presenza delle caratteristiche dinamiche e climatiche differenti da quelle incluse nel Mediterraneo occidentale, e poi è stato proposto un piano di monitoraggio ad hoc dedicato ai parchi marini, alle aree marine protette e più a generalmente diciamo alle zone con habitat di pregio, questo proprio per fornire informazioni utili per la tutela di queste aree. L'approccio metodologico al D7, vado veloce, qui fa vedere come appunto l'individuazione di una nuova attività antropica, i dati provenienti da monitoraggi ad hoc nell'area interessata attraverso delle simulazioni numeriche, si può andare poi a studiare e definire questi indicatori che sono la definizione delle estensioni spaziali, delle alterazioni idrografiche permanenti e la verifica dell'estensione degli habitat interessati alle alterazioni permanenti. E quindi poi la valutazione proprio degli effetti proprio sulla funzionalità degli habitat. Quali sono i parametri chimico-fisici da monitorare? Noi partiamo appunto un passo indietro, nel senso che abbiamo riscontrato nella valutazione iniziale dei grandi gap conoscitivi sia sui parametri fisici che su quelli chimici, appunto quali quelli dell'acidificazione, per cui di fatto questo programma di monitoraggio è un programma che prende in considerazione tutta una serie di parametri che sono una scala, partendo da una scala spaziale a più ampio respiro fino ad arrivare a una scala zoomando verso una piccola scala. Quindi il monitoraggio parte a scala di sotto un bacino, questo attraverso monitoraggio da piattaforme fisse, quali l'OEMET oceanografiche, che sono dedicate alle misure di superficie del mare, a un monitoraggio invece sinottico da navi oceanografiche, il VOS, quindi tutti i monitoraggi che sono già diciamo in itinere, quali quelli appunto compiute dalle navi oceanografiche, a quelle invece cosiddette dai VOS, quindi da navi mercantili o traghetti, e anche quelle che vengono effettuate dai ferry box attraverso dei campionatori automatici. Poi anche il monitoraggio con sistemi autonomi, quali gliders, che appunto misurano tutta una serie di parametri chimico-fisici e meteorologici, anche di moto ondoso e di corrente marina. Poi c'è una seconda scala spaziale, che è quella che appunto ricordava la dottoressa Di Girolamo, quello del monitoraggio nelle aree costiere entro le 12 miglia. Questo avviene sempre, noi l'abbiamo sempre considerato attraverso piattaforme fisse, quindi sempre poi oceanografiche costiere, e poi per esempio BOE per quanto riguarda l'analisi del moto ondoso e radar costieri. I radar costieri ancora non sono così sviluppati sul territorio nazionale, però diciamo che ci sono, è ancora embrionale, però è una fase insomma di sviluppo, e sono molto importanti perché danno un'idea di quello che è il moto ondoso, le correnti superficiali a piccola scala, perché il problema è che sulla piccola scala ci sono molti gap conoscibili ancora, infatti quasi tutti i dati oceanografici, per cui diciamo che dobbiamo raffinare sicuramente la scala spaziale. Poi il monitoraggio sinottico dell'area costiera attraverso delle campagne idrologiche ad hoc, questo attraverso
attraverso dei transetti perpendicolari alle linee di costa fino al bathymetric dei 100 metri e comunque fino alle 12 miglia. Poi c'è il monitoraggio satellitare, chiaramente fondamentale. Questo sono tutti, chiaramente racchiude e ingloba tutti i parametri fisici derivabili, collezionabili da satellite, quali temperatura superficiale, ocean color, KD, topografia e dati anche sul vento attraverso gli scatterometri. Poi il monitoraggio delle aree marine protette che citavo prima, e questo è molto importante perché sicuramente permetterà di valutare la variazione delle condizioni ambientali a breve e lungo termine attraverso misure in continuo da stazioni fisse, misure meteorologiche che da bocce oceanografiche e poi misure in sito da imbarcazioni per il monitoraggio costiero. Poi c'è tutta un'altra parte anche che riguarda invece l'indagine sulla topografia e la bathymetria del fondo marino. Questo è lo studio appunto dell'assetto geomorfologico del fondo marino e della sua variabilità spaziale attraverso dei rilievi ad hoc, quali appunto indagini batimetriche e morfologiche attraverso l'impiego di monti BIM e quindi la classificazione e la mappatura del fondale. Per quanto riguarda l'estensione spaziale delle alterazioni idrografiche permanenti, questo il GES aveva stabilito che dovesse essere il 5% impattato appunto il regime termico e il regime di salinità. Questo vediamo che il piano di monitoraggio quindi dovrà fornire delle informazioni idrografiche almeno a media scala, se non a piccola scala, quindi per questo sarà sicuramente necessario poi utilizzare la modellistica numerica. Per quanto riguarda questo indicatore, questo è della piattaforma 1, quindi non importa, diciamo che l'altro indicatore importante è questa, la modifica della funzionalità degli habitat dovuta appunto alle alterazioni idrografiche permanenti, e per cui dovremmo diciamo che bisognerà definire i cambi nelle funzioni di diversi habitat e interpretando appunto i cambi di catena alimentare e di ciclo di vita. A questo punto c'è un importante sviluppo dei modelli ecologici proprio per la valutazione dell'impatto sul vento dovuto a cambiamenti del regime idrodinamico del fondo, a variazioni di pressione, del tasso di sedimentazione, della salinità, della temperatura e del pH. Sul pH poi abbiamo fatto, diciamo, sul discorso della acidificazione marina, abbiamo fatto dei piani ad hoc proprio per la valutazione dell'impatto dell'acidificazione marina sia sulle comunità bentoniche che sulle comunità della colonna d'acqua, e anche quello è stato presentato, ma abbastanza corposo per cui adesso non l'ho inserito, però ecco, c'è anche questa parte qui. Quindi concludendo molto velocemente, il monitoraggio chiaramente qui proposto, abbiamo visto che presenta molte disparità tra le varie regioni, diciamo quello che c'è ad oggi, sicuramente è importante questo sulle aree marine protette, è necessaria l'integrazione con le misurazioni in situ e con l'adeguato monitoraggio satellitare, e poi a questo si aggiunge chiaramente la modellistica numerica che è di supporto proprio per ottimizzare gli sistemi di monitoraggio e integrare le misure in situ. E poi chiaramente andare ad integrare le potenzialità di misura presenti anche in altri progetti in corso e futuri. Grazie. Grazie. E anche in questa piattaforma qualcuno vuole iscriversi per osservazioni sul programma 6, condizioni idrografiche? Benissimo, il programma 7, rumore sottomarino, che coordina Salvatore Mazzola, direttore del CNR di IMC, che è qui presente con noi, ma ha chiesto di illustrarlo al dottore Francesco Filiciotta, sempre di Capogranuto. Buon pomeriggio a tutti. Anch'io parlerò brevissimamente del piano di monitoraggio, in questo caso relativo al rumore sottomarino della piattaforma 7, che nel redigerlo hanno partecipato numerosi attori, protagonisti, soggetti tecnici e istituzionali, tra cui quelli designati direttamente dalla piattaforma ministeriale, tra cui appunto i rappresentanti del Ministero stesso, il CNR, l'ISPR, il CONISMA, le ARPA, la Marina Militare, le Capitanerie di Porto, ma anche altre figure e altri enti che
e per competenza, per conoscenze, per know-how nel settore, abbiamo ritenuto necessario coinvolgere proprio per contribuire effettivamente alla realizzazione del programma. E tra questi rientrano sicuramente l'INGV e l'INFM. Per la natura stessa del fenomeno oggetto di monitoraggio, naturalmente il piano deve comprendere sia le acque costiere che quelle offshore, e a tal fine è stato suddiviso in due sottoprogrammi. Il primo relativo ai suoni impulsivi di elevata intensità, di frequenze medio-basse, e il secondo relativo ai suoni continui a bassa frequenza, che adesso spacchetterò un pochettino per illustrarli. Per quanto riguarda i suoni impulsivi di elevata intensità, si è deciso di implementare un registro nazionale dei suoni impulsivi che arrecano una pressione negativa sull'ecosistema marino stesso. E a tal fine si è scelto come indicatore la proporzione dei giorni in un anno di calendario in una determinata area e una banda di frequenza che comprendesse quelle nocive, potenzialmente nocive. Come metodo, l'oggetto del monitoraggio è stato concentrato sulle attività di salvi sismici, sul bait driving, sul drillamento di alcuni esplosivi, su sonar a determinate frequenze e su alcuni particolari deterrenti acustici. Tale piano è previsto che possa essere realizzato in collaborazione con i paesi membri al fine di creare delle vere e proprie sinergie di monitoraggio e anche nel presentare con uniformità i dati relativi al registro, e quindi in maniera tale da poter consentire agli attori ma anche agli utenti di poter fruire dei dati con un formato comune e georeferenziati nella stessa maniera. I risultati relativi all'implementazione e alla compilazione del registro serviranno alla stima delle aree condizionate da questo fenomeno, alla valutazione della distribuzione spazio-temporale del fenomeno stesso e alla creazione di un database online all'interno del quale ritrovare i dati in real time e poter accedere alle statistiche e alle mappe da parte di tutti gli utenti, ovviamente con un accesso differenziato in funzione della categoria di utenza. E dopo aver implementato il registro è necessario apportare quelle misure conseguenziali che si ritengono opportune al fine di migliorare la valutazione dell'impatto cumulativo delle sorgenti, controllare le misure a mani delle sorgenti impulsive che la relativa verifica alle interferenze di via e ridurre le sorgenti sonore potenzialmente nocive. Queste rientravano tutte all'interno di attività che abbiamo considerato primarie all'interno del piano di monitoraggio, ma tra quelle, tra virgolette, secondarie, ma necessarie a supportare scientificamente le attività del piano di monitoraggio, abbiamo inserito alcune raccomandazioni finalizzate a colmare gap conoscitivi, tra cui l'attuazione di verifiche a controllo a campione delle ottemperanze di vita, e a mantenere un coordinamento con la rete di monitoraggio dei cetacei, tra cui la banca dati spiaggiamenti e CERT, il Cetacean Emergency Response Team, proprio per l'affinità tra i due fenomeni, sorgenti impulsive e spiaggiamenti, e attivare una serie di procedure atte a valutare l'impatto delle attività inserite nel registro, creando dei modelli di propagazione del rumore, valutando l'estensione temporale e l'habitat perso in conseguenza di questi suoni impulsivi e rilevare le modificazioni nella distribuzione delle popolazioni delle specie oggetto di monitoraggio. Questo riguarda il sottoprogramma 2 corrisponde ai suoni continui a bassa frequenza, che si traduce molto più semplicemente nel rumore prodotto dal traffico, in particolare dai motori delle imbarcazioni. Questa immagine è presa da Marine Traffic, ci dà un riassunto del traffico marittimo nei nostri mari, quindi lascia intendere quanto il fenomeno della produzione di suoni da parte delle imbarcazioni sia di elevato impatto. Per realizzare il piano di monitoraggio per i suoni continui si deve innanzitutto determinare il baseline level per il rumore ambientale al fine del raggiungimento e il mantenimento del GES, che ad oggi è definito solo in termini qualitativi ma non quantitativi,
quindi il fenomeno non viene caratterizzato in tutte le sue forme. E proprio per la realizzazione del piano stesso è necessario innanzitutto attivare delle azioni preliminari, tra cui quelle di acquisire dati in aree con maggiore impatto da parte dei suoni di imbarcazioni, quelle a minore impatto per creare una sorta di bianco, e anche degli ambienti peculiari, tra cui le riserve marine e le aree marine protette. E tutto ciò attraverso l'utilizzo di indicatori tradotti in trend di rumorosità ambientale a determinate bande di frequenze, che abbiamo inserito piuttosto ampie in maniera tale da avere un quadro più completo possibile, attraverso l'utilizzo e l'ausilio di stazioni d'ascolto in grado di coprire frequenze da 10 Hz a 1 kHz, innanzitutto perché sono quelle all'interno delle quali si concentra la maggior parte dell'energia prodotta da queste imbarcazioni, e estendendolo laddove possibile a 40 kHz per azioni di detection dei mammiferi marini. E per la realizzazione del piano stesso è necessario creare innanzitutto una rete di monitoraggio, e anche qui preliminarmente abbiamo ritenuto opportuno verificare e fare un'attività di censimento delle risorse disponibili, sia in termini di opere infrastrutturali, ma anche di supporto logistico, di dati storici. E proprio attraverso questa attività realizzare delle azioni di monitoraggio utilizzando delle piattaforme fisse, ad esempio cablate a terra, tra cui quelle dell'NFN e dell'NGV e previste dal progetto EMSOMED. Oppure l'acquisizione di dati attraverso il supporto logistico ma anche strumentale della Marina Militare italiana, in particolare al centro di La Spezia. Oppure utilizzare e implementare dei sensori acustici all'interno di strutture preesistenti. Vi sono delle boe nel Mar Ligure che possono essere addizionate dei sensori acustici entro determinati limiti, perché in alcune condizioni gli strumenti oceanografici, in questo caso stessi, producono un rumore che rende incompatibile l'aggiunta di questi sensori. O utilizzare un altro esempio, la rete endometrica nazionale. La creazione ex novo di postazioni fisse attraverso boe, strumenti permanenti ancorati al fondo, oppure un sistema di raccolta di dati mobili da impiegare in periodi limitati. Noi ad esempio come IMC CNR abbiamo una stazione che ormai abbiamo reso fissa in un'area marina protetta a Lampedusa attraverso un recorder autonomo che potrebbe rappresentare un focus per la successiva operatività del piano. Questo è una fotografia del possibile posizionamento delle stazioni, siano esse temporanee ma anche permanenti, nelle tre subregioni, utilizzando anche quelle già preesistenti. L'attivazione della rete prevede l'implementazione di modelli online che consentano di interpolare anche dati AIS e di modelli per la valutazione degli impatti. Tutto ciò, così come per i suoni impulsivi, è necessario che possa essere tarato e calibrato da un ente unico autorizzato, in maniera tale da consegnare i dati più uniformemente e in maniera fruibile all'utenza. E riteniamo che questa piattaforma trovi molteplici sinergie con altre piattaforme, ad esempio per la biodiversità, per il rilevamento delle popolazioni dei cetacei o la correlazione dei dati di pesca con la distribuzione degli areali di rumore. L'elaborazione di questi dati servirà alla costituzione di un database centrale, a fornire dei dati e degli indici sintetici richiesti nell'ambito della Marine Strategy, e creare anche qui un portale, un database online per la visualizzazione delle mappe, delle statistiche all'utenza. Infine, come per i suoni impulsivi e anche per il rumore continuo, abbiamo inserito delle raccomandazioni che vogliono rappresentare un vero e proprio supporto scientifico alle attività di monitoraggio. E tra queste lo sviluppo di sinergie di mitigazione, ad esempio prove di ridistribuzione delle rotte o rinnovo e manutenzione dei veicoli navali in accordo con gli armatori, o i cosiddetti quieting technologies, azioni di stampo ingegneristico, però atte a silenziare quanto più
possibile le imbarcazioni, o sperimentare dei metodi di analisi per il modelli per il rumore e l'impatto che esso possa avere su vari organismi, tra cui teleostici, laci, invertebrati, così da capire e implementare i dati già disponibili sulle soglie di reattività e sugli effetti che i suoni possono avere sugli organismi. Ed infine testare strumenti innovativi con sensori acustici, tra cui gliders e wake gliders, che non hanno un impatto zero sull'ambiente, ma che forniscono dei dati delle misure di rumore e anche della presenza di mammiferi marini piuttosto affidabili. Avrei finito. Grazie. Grazie anche al dottor Picciotta che conclude gli interventi di presentazione dei programmi di monitoraggio. Interventi su questa tematica? Allora, iniziamo dai precedenti. Si erano iscritti gli interventi il dottore Randazzo per quanto riguardava il programma 1 fitozooplancton. Sì, sì, abbiamo un microfono, possiamo essere registrati e ascoltati. Io ho preso un po' di appunti mentre, ecco perché Franca Doloro mi ha dato la parola su un aspetto specifico, però devo dire che ce n'erano diverse cose che mi incuriosivano. Tempo lo più della donna. Ma anche meno, figurati, ci mancherebbe altro. L'unica cosa è giusto presentare. Io parlo qua invitato come presidente della sezione siciliana della Società Italiana di Geologia Ambientale, la SIGEA, però sono un docente di geologia ambientale, sono un docente a Messina e quindi mi sono occupato spesso di questioni legate, mi occupo di questioni legate all'erosione costiera e da giovane ho lavorato sui rifiuti sulle spiagge. Per questo quando ho sentito la questione sui rifiuti, ma è una cosa che mi interessa, è una cosa che ho ripreso più volte. Voi credo che come metodologia usate quella dell'OFAR, quindi dell'Oslo Paris Convention, che è una metodologia tutto sommato abbastanza antica. Su questa metodologia fu fatto un primo studio, su un programma europeo piuttosto importante che era Coastwatch, che era una collega irlandese che lo gestiva, e sono stati fatti alcuni spot in Sicilia. Voi parlavate del tipo di rilievi che si possono fare, quindi col chilometro e poi i transetti a 100 metri. Siccome parlavate di Caulonia, io proprio giovedì scorso ho fatto un volo con un drone, con una videocamera ad alta definizione, l'ho fatta per altre ragioni, mi occupo appunto di erosione costiera, là c'è una zona archeologica importante, quindi abbiamo fatto questa volata per vedere che cosa c'era. Però il drone vola a 40 metri di altezza con una videocamera HD, praticamente vede anche le pietre. Quindi ecco, al di là del rilievo fatto su delle aree puntuali, potrebbe essere interessante usare la tecnologia in questo senso, perché effettivamente dà un risultato assolutamente eccellente. Un'altra cosa che sta all'arte di un programma home di questi ricchissimi, ho comprato due stupide videocamere e sto vedendo, e quella è la difficoltà più grossa, come piazzarle sul pilone allo stretto di Messina, a Capo Peloro. A me interessa per altre cose sempre l'erosione costiera, però la videocamera messa in quest'area in effetti è estremamente interessante perché permette di vedere cosa arriva sulla spiaggia, soprattutto considerando che siamo su una soglia di due mari, quindi siamo in quello che è definito un corridoio ecologico, quindi potrebbe essere interessante. Una domanda che dovrei fare, chiudo. Non ho sentito completamente parlare di cambiamento climatico. Oddio, a me non mi dispiace che non ne parliate, perché io non sono un catastrofista per natura. Però devo dire che nella strategia marittima in generale non considerare completamente il cambiamento climatico mi sembra, probabilmente ci sono altri programmi che lo fanno e probabilmente per questo non l'avete fatto in modo specifico, però ci sono alcune cose che vanno considerate. La piattaforma 2 Habitat Volume 1
Ah, ecco, allora è concorrente non vedere lo testo sul pezzo. Ecco, però, Spalla, per esempio, a proposito di questo, nel programma 6, dove si parla di tutta una serie di cose complessissime, secondo me, da fare, non riesco a capire in quanto tempo si dovrebbero fare, perché già la morfobatimetria di un'area marittima così ampia mi sembra qualcosa che assolutamente è irrealizzabile. Ma comunque non voglio entrare su questo. Per esempio, un indicatore di cambiamento climatico, a mio parere, interessante, o per me è interessante, mi è capitato di giocarci, i dati sono, hanno un senso, è quello per esempio il cambiamento della direzione dell'intensità del vento. Noi abbiamo delle zone in cui registriamo io sono un geologo, quindi di fisica non ne capisco nulla e le apprezzo, ecco, come il buon selvaggio, leggo dei dati e mi dicono questo, perché questi dati siano così io non lo so spiegare purtroppo, però effettivamente io vedo che ci sono dei dati anomali sugli ultimi 10-15 anni rispetto ai 50 anni precedenti, con una massa di 50 anni gli ultimi 15 anni presentano delle anomalie. Per esempio, tutti noi abbiamo questa percezione più fisica che altro legata all'intensità all'intensificazione dei fenomeni atmosferici in senso lato, sia messi la pioggia, sia messo il vento, e così via. Un'ultima cosa, e me ne vado di corsa, è la questione dei piani, che nel frattempo il dottore Cullo non c'è, ma poi glielo dirò personalmente. Lui parla della... Comunque, perché lui parlava di piani, e di piani condivido pienamente la questione che andrebbero fatti, prima di andare a parlare di dove e cosa fare, andrebbe fatta una pianificazione. Il dottore Cullo parlava specificatamente per la questione delle trivellazioni. Io sostengo da anni che bisognerebbe fare un piano per andare a individuare quelle aree da cui si può prelevare da sabbia per fare rifacimenti artificiali, per evitare di trovarci richieste assolutamente improbabili. Ma tutto questo, e questo mi leggo soprattutto al programma 6, che mi sembra che probabilmente quello che conosco, capisco meglio, e mi viene più difficile da comprendere come sia realizzabile. Quello che mi pongo io nella pianificazione costiera, che mi occupo appunto di coste fondamentalmente, il problema è che noi possiamo essere bravissimi a fare una fotografia di un qualsiasi ambiente, anche esteso, se abbiamo i soldi possiamo farlo anche dei 1600 km di costa siciliana, ma il nostro problema grosso sarà che non saremo in grado di aggiornarlo, e questo è il dramma del nostro PAI, il piano dell'assetto idrogeologico. Io parlo sempre per quello delle coste, che di fatto è aggiornato a un'evoluzione cartografica che è chiaramente arretrata rispetto alla realtà delle cose. Per questa ragione nella pianificazione vanno necessariamente, più che fare dei mega piani, vanno definite delle strategie per coinvolgere le amministrazioni locali o comunque gli stakeholders che sono direttamente interessati a questo tipo di iniziative. Ho finito. No, vabbè, ma non c'è. La risposta è molto difficile, magari per quanto riguarda la piattaforma cooperativa 1, quindi i modi che riguardano il video del suo plan, microfono. Sì, forse non l'ho detto, forse sono stata distratta. Effettivamente, quando siccome si è visto che questa piattaforma operativa si intrinseca con vari descrittori, all'interno di questi descrittori ci sono attività operative che poi serviranno per capire la comunità che si osserva, quindi l'Antonica, sia l'Antonica che Don Antonia, come varia a seconda delle variazioni sicuramente climatiche, fisiografiche e idrografiche, ce lo dice proprio la normativa, è un obbligo di legge. Sì, per quanto riguarda le metodiche, io sono appagata alle metodiche, spettano come indirizzi al comitato scientifico ISPRA, quindi io non saprei come rispondere. Sicuramente questo è un dato di fatto, ne discutevamo con il collega che è ingegnere, e proprio stamattina in macchina diceva: ma l'utilizzo di droni, si faceva uno scambio proprio interdisciplinare, dove effettivamente ben venga questa nuova tecnologia che noi conosciamo, e penso che anche noi
avremo la possibilità di acquistare questi droni per poi utilizzarli, però ecco, per utilizzarli sulla metodologia, sulla metodica di rifiuti spiaggiati, ovviamente le indicazioni devono diciamo, provenire dal mondo accademico e dal mondo diciamo, di ISPRA, insomma, con la comunità scientifica. Quindi io mi limito, noi siamo diciamo, un po' i soldatini della per quanto riguarda... Soddisfacente. Mi dispiace. Ecco, io. Noi proporremo, sicuramente ben vengano queste discussioni, noi proporremo, anzi studieremo anche diciamo, quello che il mondo offre, il mercato offre per migliorare la tecnologia, comunque la metodologia che magari è ormai obsoleta a quanto diciamo, pare. Ecco, il senso è questo. Sicuramente, per esempio, noi che diciamo, abbiamo fatto corsi per quanto riguarda la lettura anche del mesozooplancton, è ovvio che andremo ad approfondire argomenti, come dicevo, anche con le altre componenti dimensionali, perché soprattutto nelle nostre acque idrotropiche pare che l'abbondanza sia diciamo, di maggiore interesse, soprattutto nelle piccole dimensioni, quindi pico e nano e non mesozooplancton come siamo abituati a fare. Così sicuramente è un cammino di crescita, è un cammino di apertura verso anche il mondo scientifico e accademico. Forse c'è una precisazione di sì. Io volevo dire a posto di molto velocemente, Benny, per favore, perché non è che una consultazione, è una dibattito. Finale della rappresentazione condivisa con i colleghi dell'altra Calabria, cui è che essendo stati direttamente in campo, abbiamo visto quindi la difficoltà e la prova di lavoro per poter fare queste spiagge un chilometro o questi rilievi, e nel primo punto di questione abbiamo detto mettere a punto delle metodologie che siano, quindi già era questo il punto già di riflessione che lo diciamo a monte in un'attività che abbiamo fatto. Grazie. Interventi sulla piattaforma 2 erano di Lucio Calvo prima e di Marco Pace dopo. Grazie, sarò brevissimo. Niente, ho sentito oggi una presentazione, quella della Marine Strategy, che in un certo senso mi ha portato indietro di quasi 35 anni, e il nuovo progetto, finalmente dopo 35 anni, dopo oceanografia e fondi marini, finalmente una progettualità sul mare con una scala nazionale e soprattutto condivisa, perché si vede che c'è dietro appunto una condivisione in modo di fare insieme le cose. Io intervengo sulla piattaforma 2 che è sul Ventos per dire questo, che definire lo stato, definire in modo qualitativo e quantitativo lo stato dell'ambiente sulla base del Ventos presuppone l'utilizzo di strumenti moderni. Siamo con la direttiva 2060 in atto e questi sono gli indicatori biotici. Ora, gli indicatori biologici sono strumenti molto molto delicati che necessitano chiaramente di messe a punto che avranno un respiro sicuramente non di breve termine. Noi abbiamo qualcosa con la 168-99, la Neuronosolo, la Linterlog, chiaramente con la successiva ne sono entrati altri, ma io li considero personalmente degli strumenti per ora intermedi perché non determinano un modo corretto, a mio avviso, quello che è l'ambiente marino. Quindi questo per dire cosa? Che lo spazio per gli enti di ricerca che sono d'accordo, una maggiore interazione tra le aree per gli enti di ricerca è auspicabile all'interno del paese, dovrebbe portare anche a questo tipo di approccio all'interno della magistrata, cioè quella di mettere a punto strumenti che possono in modo più puntuale qualificare l'ambiente marino costiero ai sensi di normative attuali, cioè da 2060. Grazie. Grazie Lucio. Marco. Buonasera, sono Marco Palma. Intervenivo anch'io sulla tematica appena sollevata, sull'aspetto del vento. Condivido appieno l'intervento precedente sulla necessità di trovare degli strumenti per la valutazione effettiva
Magliguria di come si è operato in questa prima fase di caratterizzazione. Sono qua puramente per caso, quando sono in vacanza e non sono riuscito ad andare alle altre consultazioni e ne ho approfittato di niente. E durante l'attività di caratterizzazione di Magliguria sono stati poi proposti degli indici sui risultati dei rilievi fatti delle analisi condotte, che ecco, mi sarebbe penso utile e veramente proficuo che possano essere applicati anche in altre regioni, proprio per potenziare questo come strumento e metterlo anche appunto in funzione delle diversità che si possono avere in questo habitat tra le diverse regioni. E ecco, tutto qua. Grazie. Io avevo semplicemente un'osservazione per quanto riguarda la piattaforma pesca, perché nelle slide non ho evinto azioni dirette e concrete di monitoraggio rispetto a degli elementi che hanno fatto parte dei target dei GES della pesca, che sono la pesca illegale e la pesca ricreativa. Soprattutto la pesca illegale è uno dei problemi più grossi che soffrono le marinerie siciliane, come è emerso in tutti gli incontri recenti effettuati anche per altri aspetti.